Auroville è una grande avventura, lei diceva. La vediamo ancora, appollaiata su uno sgabelletto, in piedi, mentre sta scrivendo la carta di Auroville sul davanzale della finestra, armata di una grande pergamena e di un pennarello di feltro troppo grosso, che faceva somigliare la sua scrittura a dei caratteri cuneiformi. «Non ci metto cose solenni», aveva premesso, voltandosi a metà verso di noi, e c'era sempre, nei suoi occhi, quella piccola malizia divertita. Auroville non appartiene a nessuno in particolare. Auroville appartiene a tutta l'umanità nel suo insieme. Non ci ho messo a nessun paese perché l'India se ne avrebbe terribilmente a male. Ma l'idea era quella. Nessun paese. Anzi, soprattutto niente nazioni, niente frontiere, niente passaporti. E i quattro semplici paragrafi, un po' cuneiformi, proseguivano, mentre di quando in quando la madre chiudeva gli occhi per vederci meglio. Poi ci spiegava: niente polizia, niente esercito, niente religioni. Oh, com'era bello immaginare quel punto franco su una terra in cui persino le foreste vergini sono cinte di fili spinati. Una terra in cui tutto è un questo è mio, dove anche i templi sono di qualcuno, dove non esistono nient'altro che piccoli io bardati di cuoio poliziesco. E tanto per cominciare, abolizione dell'eredità, niente proprietà personale, niente denaro. La prima legge di Auroville, un io più vasto che fosse con leggerezza se stesso dovunque e in tutto. Ma bisognava imparare il trucco del non io, la piccola vibrazione che corre dovunque. È una specie di adattamento del sistema comunista, osservava la madre, ma non secondo uno spirito di livellamento, bensì a seconda delle capacità, della posizione, non psicologica né intellettuale, interiore di ciascuno. Basta con la gerarchia dei fantasmi, la gerarchia vera, quella della realtà interiore, quella della densità interiore, non quella del conto in banca e delle false lauree. E la realtà del lavoro. Ma il lavoro, diceva, può essere un lavoro interiore, a dire il vero. La partecipazione al benessere e all'esistenza della città intera non è qualcosa da calcolare individualmente, tipo il tale deve dare tot. Non è affatto così, ma da calcolare secondo i mezzi, l'attività, le possibilità produttive. Non si tratta dell'idea democratica di dividere tutto in pezzetti uguali, che è un meccanismo assurdo, ma di calcolare tutto secondo i mezzi. Chi ha molto, molte capacità, dà molto. E chi ha poco, dà poco. Chi è forte, lavora molto. E chi non lo è, fa un'altra cosa. Si tratta, insomma, di qualcosa di più vero, di più profondo. Bisogna che sia una cosa viva e vera, non una cosa meccanica. Bisogna organizzare le cose in modo tale da provvedere alle necessità
materiali di tutti, non secondo le idee di diritto e di uguaglianza, ma partendo dalle necessità più elementari. Non si paga per il cibo, ma bisogna dare lavoro o un qualsiasi contributo. E così, una volta stabilito questo, ognuno deve essere libero di organizzare la propria vita non a seconda delle proprie risorse finanziarie, ma a seconda delle proprie capacità interiori. E niente regole, niente leggi, cosa che un certo numero di rappresentanti si sono affrettati a prendere per libertà di fare la prima cosa che salta in testa. Ma non si bara con il potere. Succede infatti uno strano fenomeno. I bari finiscono come per espellersi da soli, si auto-escludono e così d'un tratto ne hanno abbastanza, non possono più restare. Oppure vengono indotti a turpitudini tali da autodistruggersi. È semplice e categorico. Tutto si smaschera. Non c'è bisogno di tribunali. È qualcosa che sgorga da dentro. Ed è la vera legge del mondo futuro. Tutto sgorga da dentro. E allora si tratta di qualcosa di inevitabile in quanto è opera di noi stessi. Si impara un'opera sempre più perfetta. Tutto qui. E infine la sola gioia è compiere l'opera perfetta, quale che sia, l'opera di se stessi. Diceva, di solito, finora e sempre di più, gli uomini stabiliscono delle regole mentali, secondo le loro concezioni e il loro ideale, e poi le applicano. Ma è un comportamento falso, arbitrario, irreale, e il risultato è che le cose si ribellano, oppure deperiscono e scompaiono. È l'esperienza della vita stessa a dover lentamente elaborare regole il più elastiche e ampie possibile, in modo da essere sempre progressive. Non ci deve essere niente di rigido. L'immenso errore di tutti i governi è quello di creare uno schema e di dire, ecco, stabilito il tale schema, dobbiamo conformarvi la nostra vita. E allora naturalmente la vita viene schiacciata e le si impedisce di progredire. Deve essere la vita stessa, sviluppandosi sempre più progressivamente verso la luce, la conoscenza, il potere, a stabilire un poco alla volta regole il più generali possibile, che siano estremamente elastiche e possano mutare col mutare dei bisogni e delle abitudini, e con altrettanta rapidità. In fondo, il problema si riduce quasi a una cosa solida: sostituire il governo mentale dell'intelletto col governo di una coscienza spiritualizzata. Questa delegalizzazione della mente deve scendere fin dentro il corpo. È questa l'esperienza ultima di Orville. Non una società, ma un tipo nuovo. Il corpo sta imparando appunto a sostituire il governo mentale dell'intelletto con il governo spirituale della coscienza. E questa è una differenza talmente enorme, anche se all'aria di niente, e possiamo anche non accorgercene, da centuplicare le possibilità del corpo. Quando il corpo è sottoposto
ha delle regole, per larghe e comprensive che siano, resta schiavo di quelle regole e le sue facoltà ne sono limitate. Ma quando è retto dallo spirito e dalla coscienza, ha una possibilità e una flessibilità incomparabili. È questo che gli darà la capacità di prolungare la propria vita. Le necessità hanno perso ogni potere, per cui il corpo può adattarsi in un modo o nell'altro, perché tutte le leggi che erano leggi della natura hanno perso quello che potremmo chiamare il loro potere dispotico. Basta essere continuamente elastici, attenti e responsivi all'influsso della coscienza in tutto il suo potere, per passare attraverso tutto ciò con un'elasticità straordinaria. È una scoperta che diventa sempre più chiara, è una scoperta stupenda, davvero. È come una vittoria progressiva su tutti gli imperativi. Allora tutte le leggi della natura e naturalmente tutte le leggi umane, tutte le abitudini, tutte le leggi si ammorbidiscono e finiscono per diventare inesistenti. E alla fine si vede che col perfezionarsi di tale processo, il quale si perfeziona nel senso che diventa integrale, totale, senza lasciar fuori nulla, si avvicina inevitabilmente, per forza di cose, la vittoria sulla morte. Non che il dissolvimento delle cellule non debba esistere più, ma esisterebbe solo ove si renda necessario, non come legge assoluta, ma come uno dei mezzi, cioè quando si rendesse necessario. Infatti, senz'altro, il mezzo della morte è dovuto unicamente ed esclusivamente all'incapacità di progredire. La morte è la demolizione della prigione, della gabbia parkinsonizzata, per poter andare oltre. È la sua unica ragion d'essere evolutiva. Non si muore mai di cancro. No, si muore di fossilizzazione della coscienza in un certo tipo d'esperienza. La morte non fa altro che combattere la morte. Diceva soprattutto questo. Tutto ciò che la mente ha portato di rigido e di assoluto, quasi di invincibile, finirà per sparire, semplicemente col passaggio dei pieni poteri alla coscienza suprema, un campo di prova di sovversione mentale, fin nelle cellule, l'ultima sedizione. E affinché lo sforzo evolutivo si aggrappi a qualcosa di concreto, secondo le norme umane, alla maniera degli antichi faraoni o dei cavalieri medievali che dovevano superare la prova, questi aurovilliani hanno ricevuto quale primo compito la costruzione di un centro simbolico attorno al segno di Sri Aurobindo, come un enorme bocciolo di loto che esce dalla terra. Aurobindo, in sanscrito Aravinda, significa loto. Dal fango di questa terra in cui deve infiltrarsi la coscienza vera, la coscienza di verità sovramentale. È quanto la madre chiamava, col suo incantevole umorismo, la torre di Babele alla rovescia. Per costruire si sono divisi ed ecco che adesso, per costruire,
si sono riuniti. Ecco di che si tratta. Di una torre di Babele alla rovescia. Disferemo la Babele mentale. Ecco la grande domanda del XXI secolo alle porte. Ed in verità è proprio questa la domanda postaci dall'evoluzione. Era il febbraio del 1968.